cosa che noi sicuramente ci stiamo mettendo. Invece non è successo questo, non solo vediamo questo basamento dal terzo, ma un altro basamento antichissimo del primo secolo avanti Cristo, due templi antichissimi di 2300 anni fa. Che cosa è successo? Diciamo, noi sappiamo che Isernia comunque è una zona sismica e le case e le chiese sono state distrutte. Infatti non so se il Gabriele vi ha portato su, insomma, a vedere la cattedrale, perché è stata distrutta dal terremoto nel 1805 e ricostruita nel 1812. Adesso io vi farò vedere, andiamo a vedere la parte piccola di là, se mi seguite venite, così vi faccio vedere che cosa c'è. Prego, venite. Una volta che un sito è destinato a un luogo di del tempio, infatti io per chi c'ha l'opuscolo, proprio per farvi vedere, questo era il retro, cioè questo è il tempio della colonia latina romana del terzo secolo avanti Cristo, giusto per uno per rendersi conto, infatti se voi vedete oggi la facciata, insomma, assomiglia tantissimo alla facciata della cattedrale. Come vi ho detto, chi veniva da giù tanto tempo fa vedeva questo tempio enorme, imponente, grandissimo. Infatti all'interno, se voi aprite, questo piccolo tratteggio che noi vediamo è la cattedrale attuale. Tutto il resto era il tempio. Immaginate quanto era grande. E questo è stato riutilizzato in secondo tempo. C'è stato messo il primo vescovo, il primo presole, Isernino Benedetto del VI, entrando in cattedrale, se avete avuto l'opportunità di andarci, dove c'è l'altare dietro il l'abside. Qual era l'abside? Perché, diciamo, la prima chiesa paleocristiana che fu costruita nel V secolo è identica, uguale, precisa a questo tempio della colonia latina romana. Per farvi capire oggi a voi che oggi dietro di là, tanto tempo fa dietro era di qua, ma solo questa chiesa paleocristiana. Tutte le altre chiese che sono state ricostruite erano identiche, uguali all'attuale cattedrale di oggi. Diciamo che questi due sarcofagi sono stati appoggiati. Lo so, abbiamo fatto una visione. Ancora da spiegare. Lo so, ma abbiamo dovuto fare per forza un motivo per tornare.